prima scherzavamo sul fatto che c'è un conflitto di interessi e ci dovrebbe spiegare pure un poco la differenza tra tamburella e tamur, ma ci dilungheremo per molto. Però Italia Live 2019, che cos'è e perché abbiamo scelto questa splendida manifestazione sessana e gli abbiamo dato il primo premio? Buonasera. Italia Live è un premio che ha 8 anni. In 8 anni abbiamo messo in votazione quasi 100.000 eventi. Di questi sono passati alla votazione del pubblico circa 45.000. L'anno scorso erano 6.300. È la prima volta che io vengo personalmente a festeggiare con i vincitori. Non lo faccio perché normalmente il premio viene dato alla fine dell'evento, quindi non posso partecipare prima. Però questa volta io sono venuto perché questo evento coglie perfettamente qual è l'obiettivo di Italive, e cioè premiare un evento che rappresenta il territorio, quello che noi chiamiamo genius loci, cioè il fatto che rappresenta i valori che sono del territorio, la partecipazione popolare, che qui è veramente complessa ed estesa, e poi i voti, perché voi avete avuto migliaia di voti, e questi voti non li tocca a nessuno perché sono tutti al computer, quindi non si possono fare più di un voto a testa. Quindi io sono qui, mi chiamo Tamburella, c'è un altro motivo, perché c'è un'assonanza, qualcuno in giuria mi ha detto ma tu hai il conflitto di interesse, hai fatto il premio che lo prendo io, lo prende la Tamburella, io non... mi chiamo per caso, tra l'altro poi sono siciliano di origine, quindi proprio non c'entra niente. Io non posso che essere felice di premiare questo evento perché merita veramente la valorizzazione del territorio, perché questo territorio, io che non sono mai venuto a Sessaconca, noi abbiamo una sede in un'area archeologica, quindi per me venire in un'area archeologica come questa, forse più bella della nostra, noi forse siamo a Piazza Navona, però qui è una cosa fantastica, quindi ha un valore. Questa città merita molto di più, non solo per il mare, ma anche per quello che c'è qui. Quindi vi auguro di andare avanti, purtroppo non potete essere più premiati, però comunque il vostro gioco l'avete fatto con grande onore. Complimenti. Allora, passiamo alle...